Ciao a tutti amici di Aura Max, per la video recensione di oggi in contemporanea con l'uscita nelle sale cinematografiche vi presentiamo il gioco di Iron Man, un gioco sviluppato da Gameloft in collaborazione con la Marvel. Ecco come si presenta la home di Iron Man 3. Andiamo subito a vedere le opzioni. All'interno sono presenti quelli che sono i comandi per muovere il nostro Iron Man durante la sua corsa. Potremmo utilizzare sia il giroscopio sia effettuare in basso degli swipe sia a destra che a sinistra. Vediamo, poi possiamo regolare la sensibilità, aumentare e diminuire quelli che sono la musica e gli effetti. La parte destra, la condivisione automatica per quanto riguarda la condivisione dei nostri punteggi sui vari social network. Adesso andiamo a vedere il gioco. Avremo a disposizione infinite armature, proprio come quelle del film, e potremo a nostra volta potenziarle. Come vedete, io ho scelto le prime due, ho potenziato la prima e ho la seconda, però ne potrò comunque avere innumerevoli. Andiamo a vedere in armature quelle che sono presenti. Naturalmente, come vedete, c'è quella di esplosione di ghiaccio e tutte le altre che naturalmente potremo potenziare, vedete, o con i crediti, quindi utilizzando il sistema in app purchase, oppure sbloccando, vedete, con delle gemme che comunque troveremo durante il percorso, quindi durante il gameplay. Vi faccio vedere magari altri modelli presenti, quindi sono presenti tutti quelli che sono presenti all'interno del film di Iron Man 3 e quindi li potremo acquistare. Vedete, abbiamo un tasto che ci chiede di sbloccare e dobbiamo avere però 15.000 gemme. Una volta scelto il nostro personaggio, non dovremmo fare altro che andare avanti e continuare, nel mio caso, le varie mission che ho a disposizione. Quindi ci sarà il dettaglio di ogni tipo di missione che io potrò naturalmente scegliere per poi giocare. Questo è l'inizio del gameplay. Per andare a destra e a sinistra, come ho detto, dovremo spostarci o tramite lo swipe o tramite l'opzione di tilt, quindi l'inclinazione del vostro iPad o del vostro iPhone. Per uccidere i nemici potremo effettuare uno swipe come succede per altri tipi di giochi, oppure puntare e sparare direttamente. Come vedete, se andate addosso a questi aerei, in alto a sinistra avremo quella che è la nostra energia, quindi quella è la nostra energia. Naturalmente non si esaurirà subito quando andremo a sbattere su dei veicoli, bensì ci vorrà un bel po', perché naturalmente dovremo finire tutta questa energia. Come vedete, potremo sia sparare tappando direttamente sui nemici, sia effettuando degli slide da destra a sinistra. Potremo naturalmente resuscitare in base alle gemme che abbiamo e quindi continuare il gameplay con naturalmente l'energia al 100%. In alcuni casi saranno disponibili dei missili, vi comparirà qui a sinistra un'icona e potrete utilizzare questi missili per distruggere i caccia, ad esempio, come in questo caso, o comunque altri nemici. È un gioco molto ma molto veloce, è bello per questo. Naturalmente ci saranno differenti nemici, come in questo caso. Come vedete, è molto molto divertente e la cosa che ci è piaciuta di più è il fatto che è molto veloce, oltre che è ricco dei personaggi presenti all'interno del film.
Bene ragazzi, per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!